Cari sorelle e cari fratelli anziani, avverto profondo il desiderio di raggiungervi con semplici parole, ma soprattutto con la preghiera che in questi giorni ho rivolto al Signore, alla Madonna, ai nostri santi per tutti voi. La prova è stata molto dolorosa e non è finita per voi, i vostri cari e altri che ci auguriamo siano sempre in minor numero. Siete stati testimoni della violenza mortale di questo contagio. Nei momenti più difficili, persone competenti e generose che lavorano per voi non vi hanno abbandonato. Non avete potuto godere della vicinanza dei vostri cari. Neppure loro vi hanno dimenticato. Sono stati un segno della vicinanza di Dio che continua a farsi presente nei gesti buoni degli uomini. Sono loro profondamente grato e mi faccio voce della riconoscenza dell'intera comunità. Ma anche voi siete un segno di Dio, di quel Gesù crocifisso che non è sceso dalla croce perché ogni persona malata, inferma, provata dalla sofferenza potesse credere in un Dio che non ci abbandona. Auguro di cuore a tutti voi la gioia della risurrezione, quella di Gesù che diventa speranza per ogni nostra personale risurrezione sino a quella finale. In questi giorni, rivestiti di mascherine, possiamo solo guardarci negli occhi. Penso che non dimenticherete lo sguardo di chi vi ha curato e neppure loro dimenticheranno il vostro. Al suono delle campane di Pasqua i nostri nonni prendevano un po' d'acqua e bagnavano gli occhi dei loro figli. La luce del risorto illumina lo sguardo dei credenti. La Pasqua di quest'anno vi restituisca alla vita e ai vostri cari con occhi nuovi, con i quali guardare il mondo e il prossimo. Con l'augurio per tutti vi dono la benedizione del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il vostro Vescovo Francesco.